Ciao popolo non cerchiato, qui è GD Meme of Sandora che vi parla. Oggi facciamo un video breve su queste amichevoli che si sono svolte, diciamo, nell'ultima settimana. Partiamo logicamente dalla prima, Alessandria Sampdoria. Vi faccio una piccola premessa su questa partita. Io vivo in provincia di Alessandria, lavoro ad Alessandria, quindi all'inizio, quando ho detto cavolo, che figata, giocano ad Alessandria, all'inizio si sapeva soltanto che si doveva giocare questa partita, non si sapeva se ad Alessandria o a Genova. Io ho detto con la mia fortuna giocheranno a Genova. Invece, quando ho scoperto che giocava ad Alessandria, ero entusiastissimo. Poi è andato a porte chiuse e vai. E alla fine, poi è stata a porte aperte. Però devo lavorare, quindi. Non avete idea quanto è stato psicologicamente devastante per me avere la Samp a un paio di chilometri da dove lavoravo e non poterci andare. Tolta questa piccola premessa, male. Male la prima perché pareggiare 2-2 contro una squadra di Serie C non è una cosa contemplabile, secondo me anche per il modo in cui è andata. Adesso vi spiego. Sì, va bene, sono amichevoli, ho capito ragazzi, però non è che erano amichevoli, infatti dei nostri giocavano tutte le riserve o giocavano quelli del primavera, c'erano anche tanti titolari, c'erano Quagliarella, c'erano Bonazzoli. Quello che mi ha fatto arrabbiare è... Inizia la partita, dopo poco 1-0 per noi con un bel gol di Quagliarella. Bene, bene. Fine primo tempo, pareggiano. Con un fallo abbastanza sciocco da parte di Vieira. Diciamo la verità, questo ragazzo commette troppi falli, ragazzi. Pensate che quest'anno in 26 partite ha preso 11 cartellini gialli. Cioè quasi un'ammonizione ogni due partite. Ed è un centrocampista, non è neanche un difensore che dici devi difendere. Se vedono che avanza, gli fai fallo d'astuzia. No, da un centrocampista io non mi aspetto 11 ammonizioni in 26 partite, sono tantissime. Ad ogni modo, 1-1, 1-1 pareggia l'Alessandria, poi torniamo in vantaggio e nel finale di secondo tempo, disattenzione di Regini, l'attaccante dell'Alessandria salta al portiere e fa 2-2. Quello che mi fa arrabbiare è il calo mentale, il calo psicologico. Giochiamo bene, poi nel finale ci distraiamo e ce la prendiamo in quel posto. Il problema è se prendiamo due gol così da una squadra di Serie C, che non è male, ragazzi. Io comunque, vabbè, l'Alessandria un pochettino la guardo, la seguo, perché logicamente vivo in provincia di Alessandria, la seguo un po'. Non è male come squadra, però rimane pur sempre una squadra di Serie C. Noi va bene che avevamo qualche riserva, ma c'erano anche diversi titolari. E fare un 2-2, però è un segnale importante. L'anno scorso cosa abbiamo fatto? 5-3 con lo Spezia quando era comunque in Serie B. E dicevo, Mizza, che però prendersi tre gol da una squadra di Serie B, va bene che è un'amichevole, però insomma non sono pochi. Ho paura che quest'anno la difesa faccia fatica. E infatti cosa è successo? Quest'anno abbiamo avuto dei problemi in difesa pazzeschi. Le altre due amichevoli sono andate bene. 3-0 sia contro il Dertona che contro Piacenza. Ecco, c'è molto da dire nelle partite con l'Alessandria, c'è poco da dire nelle altre due partite. Abbiamo giocato meglio, forse anche una migliore condizione fisica, forse un po' più attenti psicologicamente. Ad ogni modo rimane il fatto che, a parer mio, una delle poche garanzie che queste tre partite ci hanno fatto vedere è l'attacco. Sono Quagliarella e Bonazzoli. Quagliarella, tanto sacrificio, due gol e assist. Bonazzoli, tre partite, tre gol. Va bene, una anche sul rigore, ma è un bene se questo ragazzo giovane, italiano, affezionato alla Samp, migliora anche in quello, anche perché adesso... L'unico investimento che abbiamo fatto in questa sessione di calciomercato è stato Ravaglia e il rinnovo del contratto di Bonazzoli. Quindi io penso che la società punti molto su Bonazzoli e lo spero perché a me personalmente piace molto. Ho difeso a Lecce quando c'è stato quel dubbio fallo che secondo me è stato involontario e sono stato felicissimo di rivedere quando poi si è ripreso nelle partite con l'Udinese, con la Spal, mamma mia. Quindi io do tanta fiducia a questo giovane ragazzo che spero che quest'anno esploda e ci porti qualche bella soddisfazione, perché se lo merita, ma se lo merita la squadra e se non ce lo meritiamo noi tifosi soprattutto. Perché quest'anno, ragazzi, tante squadre di Serie A stanno facendo un bel mercato, la Fiorentina, il Genoa sta facendo un bel calciomercato, il Verona sta facendo un bel calciomercato, il Cagliari sta facendo un bel calciomercato. Noi fermi, immobili, quei pochissimi... Vergognosi 9 milioni incassati dalla cessione di Linetti. Non dico tanto, la metà la vogliamo investire? Non dico spendere, che è una parola brutta per il signor presidente Ferrero. La vogliamo investire? Di giovani italiani talentuosi ce ne sono a palate. A palate. Basta guardarsi qualche partita dell'Under 21. Ok? Un'idea così, tanto per. Ti fai un paio di idee, vedi che questi.
giocano, sono bravi, vuoi investire, investi su di loro. Ad ogni modo, adesso non ci sarà l'amichevole con il Torino perché c'è un positivo all'interno dello staff del Torino, positivo al coronavirus, e quindi forse ci sarà un'altra amichevole prima dell'inizio del campionato che sarà già settimana prossima. La prima subito contro la Juventus. Yeah! Vedremo, vedremo. Fino al prossimo video, ragazzi, per oggi è tutto. Ciao popolo blu cerchiato, sempre comunque, forza Samp!